amici, buonasera. Siamo nella bellissima redazione di Vivi Casa Giove. Buonasera. Iniziamo questo salottino con l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Antonio Terracci. Assessore, finalmente ci siete venuti a trovare. Siamo un po' in ritardo. Siamo in amicizia con l'assessore per iniziare questo salottino. Siamo davanti a un bel caffè, prima di tutto, quindi ci gustiamo questo caffè prima di iniziare questa chiacchierata. Va bene. Allora, assessore, come prima domanda, riprendendo il discorso fatto quella mattinata nell'aula consiliare del comune di Casaggiove, la variante ANAS, assessore, i risvolti che ci saranno, dei risvolti per la variante ANAS, se è inclusa nel PUC, ci spieghi un po'. Allora, la variante ANAS è già e ci gustiamo il caffè. Va bene, la variante ANAS, mi piace questa cosa, perché davvero è complimenti per la location, diciamo così. La variante ANAS è già una variante al piano regolatore, sì. Quindi già è stata inserita in quello che è oggi il piano regolatore vigente, quindi nulla a che fare con il piano che stiamo andando a redigere, perché è stato inserito così come il tracciato. Riguardo proprio il problema della variante ANAS, diciamo che in questi 20 mesi dalla mia nomina siamo partiti da un punto che era il progetto approvato esecutivo dalla variante, dall'ANAS stessa, e però loro ancora non avevano reperito i fondi per poter iniziare le opere. Quindi in questi 20 mesi ci sono stati vari incontri presso Riannavi, presso gli uffici, hanno reperito i fondi, hanno fatto la gara, finalmente a ottobre dell'anno scorso loro hanno appaltato l'opera, quindi la ditta che dovrà eseguire i lavori già c'è, e ci hanno comunicato che noi potevamo procedere per fare tutta la procedura espropriativa, quindi in pratica andare ad convocare i vari proprietari dei suoli che saranno oggetto di esproprio per poter trovare un accordo bonario. Sono 5 proprietari, 4 hanno già firmato l'accordo bonario. Cosa vuol dire accordo bonario? Vuol dire che non andiamo a fare il decreto di esproprio, ma bonariamente sono venuti al comune, chiaramente verranno pagati per l'esproprio e quindi abbiamo già il possesso. Ne rimane uno, comunque procediamo, perché proprio stamattina abbiamo fatto l'ultimo briefing con il dirigente, l'ingegnere Parente, ho telefonato all'ingegnere Gibbi, che è il capo compartimento dell'ANAS, stessi in mattinata. Quindi diciamo che domani probabilmente io vado con la combinazione, vado a Napoli all'ANAS per chiudere il tutto. Quindi parte la procedura espropriativa per l'ultima persona che è ancora coinvolta, e immagino per inizi di dicembre iniziano già i lavori per quanto riguarda almeno i sottoservizi, quindi Enel, cabina Enel e così via. Quindi ci saranno dei risvolti positivi, assessore? Chiudiamo nei tempi stabiliti. Si sono prolungati i tempi, perché purtroppo la burocrazia è lunghissima. Oltretutto, poi dopo che abbiamo concluso tutto, l'ANAS ci ha chiesto di realizzare una cabina Enel, quindi abbiamo dovuto presentare un progetto, l'ANAS, per la cabina Enel. Essendo quella una zona vincolata, abbiamo chiesto il parere alla sovrintendenza. Il parere alla sovrintendenza ce l'ha concesso il 27 ottobre del 2014, quindi come vedi poi le procedure sono molto molto lunghe. Oggi abbiamo formalmente gli atti per poter dire all'ANAS iniziamo le opere, quindi è una cosa imminente. Questo si potranno ottenere questi famosi risultati? No, ma quello è fondamentale. Si parlava un'altra volta in una riunione, quando abbiamo presentato il preliminare, del punto strategico di Casaggiove, come è posizionato, il vantaggio qual è? C'è l'autostrada, è vero, abbiamo l'autostrada, però avere uno svincolo di una variante con rotonda di un certo livello poi diventa quel tragitto un volano economico per Casaggiove, quindi è ovvio che va valorizzato per la funzione che può avere. Diciamo, oltre a livello economico, anche a livello comunicativo, quindi le vie di comunicazione ci sarà una vasta diffusione. Assessore, durante la chiacchierata noi parlavamo, quindi prima di tutto abbiamo evidenziato il significato del PUC, quindi abbiamo spiegato che cos'è il PUC, quelle famose aree, quindi quelle famose individuazioni delle aree, e abbiamo parlato pure di quell'area industriale, sì, che dovrebbe sorgere sulla nazionale. Potrà essere una spinta per grandi aziende a venire a investire qui a Casaggiove? Ci potrà essere il famoso rilancio della città di Casaggiove? Allora, l'area industriale non è che nasce sulla nazionale, ma è alla zona sud di Casaggiove, quindi in pratica stiamo parlando della zona di Viere Calone, quindi alle spalle della, sì, nazionale. Qual è stato il problema? Non si tratta che noi oggi abbiamo grandi aziende che vogliono investire, il problema in generale dell'Italia è la burocrazia, quindi se noi mettiamo nelle condizioni di imprenditore di poter acquistare un suolo e di presentare un progetto
per avere una risposta immediata, forse si siederà a ragionare per poter fare questo tipo di investimenti. Ma nei momenti in cui quel tipo di suolo è soggetto ad un compatto, cosa vuol dire un compatto? Che per poter realizzare tu una fabbrica devi metterti d'accordo con 20 altri proprietari per realizzare prima degli standard, la cosa poi diventa talmente farraginosa che immagino che qualunque imprenditore alza e va dove chi offre di più, diciamo di più o meno burocrazia sostanzialmente. Quindi l'obiettivo nostro era ed è confermare quella zona come sicuramente una vocazione industriale già ce l'ha, di estenderla per i cittadini che vogliono, e poi vedremo che faremo comunque un manifesto e un'ulteriore convocazione, però cercare di fare interventi diretti, cioè eliminare questi famosi comparti, ovvero se anche li dovessimo fare, farlo con superfici molto più ridotte, non per un'intera area. Ora stiamo parlando che di un unico comparto saranno 200.000 metri quadrati, è una cosa pazzesca. Quindi dovrà allargarsi cioè a tutta l'intera superficie dell'area. Sì. Quindi questo potrà essere... Posso assicurare, gli imprenditori ci sono. Sempre perché noi abbiamo la fortuna di avere l'autostrada Caserta Nord a 500 metri. La variante ANAS. E loro quando investono, specialmente in alcuni settori, hanno necessità di avere all'uscita dei caselli autostradali alcune location. Quindi, questo è l'ideale. Quindi sarà fondamentale prima di tutto. Sarà fondamentale, guarda, io ragiono sempre così: puoi vendere un prodotto, perfetto, allora devi darlo il prodotto come si deve. O se realizziamo un'area infrastrutturata, riusciamo a vendere il prodotto anche all'imprenditore. Questo poi crea indotto, che crea posti di lavoro. E questo è importante. Ma quello è fondamentale. Quello che lei sta dicendo è importantissimo, perché prima di tutto i posti di lavoro sono la base del rilancio. Quindi creando i posti di lavoro possiamo dare anche un'immagine positiva della città di Casaggiore. Cresce l'economia. Cioè, ecco. L'altro esempio che feci durante la conferenza, no? Fare il rapporto tra se costruisci un fabbricato per civile abitazione e se costruisci la fabbrica, che differenza c'è? La differenza è che con la civile abitazione termina il volano economico con l'ultimazione delle opere, con invece la destinazione diversa da quella che è residenziale inizia quando termini quelle opere, perché poi crea l'indotto che ti arriva una fabbrica, assume e quindi crea economia, si muove l'economia, Noi l'obiettivo di oggi è far capire proprio questo ai cittadini casaggiovesi, cioè l'assessore Terraccia con tutta l'amministrazione si sta impegnando per fare un qualcosa e quindi bisogna cercare di trovare tutte le soluzioni. Un'altra cosa, assessore, ora la porto in un tema molto particolare, ma prima di toccare quel tema particolare... La cosa poi la devo dire io. Tocchiamo il famoso polo culturale, sì. Dal quartiere militare borbonico. Un grande edificio monumentale, un edificio che ha una storia immensa. Cosa si può fare, assessore? Le soluzioni per rilanciare la caserma De Martino. Allora. Qui il tema è vastissimo, secondo me si può parlare per un'oretta su questa cosa qua, perché la conosco bene e mi sto spendendo, dove vado mi accusano che è come se fosse casa mia, ma la sento casa mia, che da Casaggiovese quella struttura la sento casa mia. Assessore, vi voglio interrompere, scusate un attimo, perché vi accusano di questo? No, beh, in tono ironico, come battuta, dice sembra che stai parlando come se ci tenessi, ci tengo, perché da casa siamo una generazione, vedendo, tu hai visto ieri quando abbiamo presentato il tutto, è spettacolare, no? Eppure non è ancora finito in alcune zone, quindi pensa, immagina, finita quella struttura, cosa può dare ai cittadini di Casaggiovese? E non solo. Sia come cultura, quindi come eventi, ma anche sempre per l'indotto economico, cioè ragionando siamo sempre là, se crei cultura crei economia, muovi il terzo settore, noi potremo vivere di certe cose. Noi abbiamo la fortuna, l'altra volta in regione parlavo di Capo, comune delle città che ha una storia immensa, voglio vedere quanti visitatori ha Capo rispetto alla storia che ha, e purtroppo forse ne ha di più qualche cittadina del nord che ha avuto un po' di storia perché per un periodo di guerra, però è più visitata. Allora vuol dire che qualcosa non funziona in chi amministra, no? In chi non crea questo circuito vizioso. Noi abbiamo una struttura costruita prima della legge, oggi totalmente ristrutturata, perché è stata consolidata grazie anche alla passata amministrazione, anche alle passate amministrazioni, che è stata consolidata totalmente, adesso deve essere resa funzionale in alcuni lotti. Un lotto abbiamo chiesto un finanziamento, siamo finanziabili, attendiamo lo scorrimento dei gradatori, stiamo ragionando su altri canali, l'obiettivo è di rendere quella struttura
per me deve essere il cortile alla piazza di casa Gio. Cioè i cittadini vanno con i figli a sedersi e a prendersi la cosa, quindi il piano terra dedicato totalmente a quello che è commerciale, perché deve essere anche il richiamo, e i piani alti dedicati alla cultura, all'artigianato, quello che possiamo creare. È chiaro che poi ci dobbiamo confrontare con le realtà economiche, quindi se un finanziamento è un finanziamento regionale o extra-regionale, quello che sia, possiamo puntare sui nostri obiettivi. Se invece poi dobbiamo interloquire con il privato, è chiaro che deve esserci anche la cosiddetta opera calda, cioè chi viene a investire deve avere anche un ritorno. Qui dobbiamo creare anche un qualcosa che abbia un ritorno economico negli anni per l'imprenditore stesso. E siete favorevoli a coinvolgere anche enti come la scuola e l'università in questo bel progetto che lei sta descrivendo ora? Sì, che è una struttura adatta per l'università, era adatta già, secondo me era... quando è nata la SUN bisognava giocarsi questo biglietto. Oggi è più complesso perché anche le università hanno pochi fondi, sì, difficilmente si spostano, però all'epoca c'era, perché noi potevamo dire abbiamo questa struttura. La ricerca è snobbata, però avendo una facoltà universitaria di scienze dei beni culturali a Santa Maria Capua, io penso che si potrebbe interagire. Quindi... Guarda, allora il quartiere militare ha 14.000 metri quadrati di superficie. Detto tutto, 14.000 metri quadrati. Io ho parlato con diciamo, varie persone con cui stavo interrogando anche di poter fare ricerca, cioè di creare una sezione che si è dedicata alla ricerca, ma ricerca di qualunque tipo, anche di tipo privato, anche farmaceutico, mi interessa, cioè è necessario che diamo uno spunto. E queste sono parole belle, quelle dell'assessore. Lo so, ma non vorrei che poi fossero solo... No, nemmeno slogan, mi interessa slogan, sono solo parole belle. Per poter fare questo, l'unico modo è muoversi, cioè girare, cercare, confrontarsi con gli enti. Guarda, i fondi, ci sono i fondi, però devi avere l'idea buona e il progetto buono. Oggi è così. Oggi non puoi andare a elemosinare un finanziamento. Devi arrivare lì con idee chiare e con un progetto serio. Allora iniziano a ragionare. Funziona così. Ma io sono favorevole, assessore, che sono parole belle, però secondo me bisogna anche cercare di capire il sistema, quello che vuole la sovrintendenza, quindi presentare un progetto con vari punti, coinvolgere università, scuola, enti privati, enti pubblici e far capire. Abbiamo un punto fondamentale che è la caserma di Martino, un luogo ricco di storia, cerchiamo di fare un qualcosa, anche un museo, apriamolo a tutti, perché... Apriamola a tutti. Io avevo un'idea, però devo prima verificare alcuni passaggi miei. Una volta l'ho verificato, ho delle certezze, era quello di aprirlo ai cittadini, cioè in che senso? Così come abbiamo fatto il convegno ultimamente, quello di una sorta di referendum, no, volevo fare. Però visto che se facciamo il referendum poi verranno poche persone, che purtroppo potrebbe essere strumentalizzato, è quello di inviare ai cittadini a casa un questionario in modo tale loro autonomamente, senza lasciarsi influenzare, sono liberi di poterlo compilare e darci una risposta. Perché se li invitiamo poi potrebbero non venire per tanti motivi, no? Purtroppo la politica ha questi limiti. Invece così noi diciamo chiaramente qual è la nostra idea, perché poi se lasciamo campo libero poi si potrebbe andare da in tematiche molto ampie e poi diventa impossibile da sostenere. Allora diciamo più o meno diamo un'idea e poi lasciamo i cittadini, non dico decidere, ma almeno partecipare, che questo è importante. Sono tanti cittadini che vogliono, io leggo sui social network, su Facebook, ci sta la gente che vuole partecipare, va coinvolta. Io molte dico la critica mi sta bene, però se qualcuno di voi oltre a criticare vuole partecipare attivamente, ma porta aperta. Diciamo che vanno spinti anche i giovani, assessore. Quello è fondamentale. Vabbè, ma comunque è un onore, perché stiamo lanciando dai nostri locali della redazione di Via di Casa Giorgio una cosa importantissima, cioè un questionario, e far scegliere poi ai cittadini l'uso della caserma De Martino. Quindi a tutti i cittadini casaggiovesi di promuovere questa proposta dell'assessore Terraccia e di sposarla, perché noi abbiamo un mezzo importante che è la nostra storia, e non possiamo vedere in uno stato di degrado questa caserma De Martino, quindi bisogna fare qualcosa. Assessore, prima di punzecchiarla, io assessore mi diverto perché vorrei capire tante di quelle cose. Vogliamo spiegare il PEBA?
Vabbè, allora, è un mio cavallo di battaglia, nel senso ecco, appunto perché è un vostro cavallo di battaglia. Poi potrebbe essere anche un cavallo di ritorno per certi versi, perché poi... Cerchiamo di farlo cavallo di battaglia. Esatto. No, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Difficili. In che senso? No, in generale. Ah beh, quelle là... Però noi avevamo fatto differenza tra barriere architettoniche. Sì, sì, allora, diciamo che il PEBA nasce per gli edifici pubblici, d'accordo? Quindi tutti i comuni, mi sembra già da 20 anni, siamo in ritardo come al solito su certe tematiche. Sta burocrazia. Devono dotarsi di un piano regolatore, tipo ecco. PUC, però riguarda le barriere architettoniche. Cosa, in pratica cosa si va a fare? Si vanno a sondare tutti gli edifici pubblici a verificare se hanno eliminato meglio le barriere architettoniche, cioè se c'è l'accessibilità per i diversamente abili in tutti gli edifici pubblici. Sul territorio di Casa Giove totalmente già è stata eliminata questa cosa, vai al comune, vai alla scuola, è già accessibile, la chiesa pure dovrebbe esserlo. Io lo voglio estendere anche alle strade, perché poi mi sembra ridicola la cosa che se il fabbricato tipo il comune è accessibile, ma se poi non ci posso arrivare sono costretto a mandarci con la macchina, no? Sì. Diventa l'unico modo per il diversamente abile. E quindi fare in questo modo, dare incarico, mappare il territorio, creare un sito. Ci sono già vari siti, quindi in pratica chiunque può andare sul sito e verificare. È molto semplice, l'hanno fatta per rendere semplice a tutti. Tre pallini, il classico semaforo, giallo, rosso e verde, quindi dice quale strada è verde e quindi è inaccessibile, gialla se è stata parzialmente eliminata, verde se è totalmente usufruibile. Quindi queste cose qua, ma sembra l'ABC, ma alla fine è tanto, perché vuol dire che tutti sanno come, in che modo puoi vivere al territorio. E quindi, soprattutto eliminare queste barriere. Esattamente, allora, avere quello, ma è sempre la solita cosa, guarda, avere un buon progetto per poter eliminare le cose, o per poter fare le cose. Parlavo con Enzo di là, cioè l'iniziativa di togliere il paletto, sì, quella la possiamo promuovere, perché togliere il paletto perché l'hanno visto, l'hanno posizionato al centro del marciapiede, ben poca cosa, andiamo lì, lo tagliamo. Tagliare il marciapiede e farlo sì che si implicita da un solo punto, giusto per far vedere, non serve esattamente a niente. Se mappiamo il territorio, iniziamo a dire via Milano, via Firenze, iniziamo a fare una zona, inizia a essere un qualcosa, però iniziamo a farlo con cognizione di causa. E allora, questo è il primo passo, lo facciamo, abbiamo già reperito i fondi per fare questa manifestazione di interesse con i professionisti e mappiamo il territorio. Poi i 600.000 euro che abbiamo avuto di finanziamento dalla Regione Campania, a gennaio andiamo in gara, spenderemo una quota a parte per eliminare queste barriere. E le investiamo proprio. E le investiamo per questo aspetto qua. Vogliamo promuovere quella famosa giornata, assessore, di cui abbiamo parlato l'altra mattina, di andare per le strade di Casa Giove, vedere le barriere architettoniche. Ecco, invitiamo i cittadini a segnalare queste barriere. Noi dobbiamo vedere la forma e si può fare tranquillamente. Io lo volevo fare di mia iniziativa insieme ai dipendenti del comune, gli operai, mettermi nel camion con loro e girare per tagliare. Poi non c'è stato il tempo di farlo, però è una cosa che piacerebbe fare. Però possiamo partire da qui e promuovere questa cosa. Tranquillamente, la possiamo fare. Non, guarda, i cittadini, io dico sempre, i cittadini ti critica perché è giusto che sia così se qualcosa non va. Però se lo coinvolgi, poi si rende conto delle difficoltà. Questo è palese. Sì, questa è la cosa fondamentale. Poi quando li coinvolgi, molte volte io ho sentito delle critiche, poi dopo ci siamo incontrati, però sono i secondi, quali difficoltà hai nell'interfacciarci con il dirigente scolastico e le problematiche della scuola? Cioè, purtroppo poi hai vari, diciamo una filiera di burocrazia che è abbastanza ampia per poter poi risolvere il problema come uno lo può risolvere a casa propria, non è così immediato, a casa tua ti alzi e realizzi una cosa, lì invece no. C'è bisogno che tu faccia certi passaggi, che purtroppo per certi versi vabbè è positivo perché è democrazia, però molte volte diventano troppo lunghi e diventa burocrazia. Sta burocrazia. Vabbè, coinvolgere. Serve fino a un certo punto. In certi aspetti serve, sì. Però a volte fa da filtro, però a volte il filtro è troppo spesso. Ma stesso puoi coinvolgere anche i bambini, far capire ai bambini che queste barriere architettoniche vengono tolte per migliorare gli edifici, la scuola, cioè è un aspetto importante, dico io. Guarda, la scuola non deve mai mancare. No, tu fai la barriere architettonica, ecologia, deve entrare prima nella scuola, deve essere trasmesso prima ai bambini questo tipo di valori, così quando loro saranno adulti già sanno. E capiranno. Mm. Ultima domanda, assessore, e qui ti voglio. Questione Cineclub, cosa si può dire di questa questione, assessore?
questo male. Non è un male. No, non è un male, però. Non è un male il cineclip, diciamo. No, è una perdita è un male culturale. Che abbia chiuso da chi? Da ragazzo, quando non c'erano questi maxi di cinema un po' che in giro. Che ha vissuto queste sale cinematografiche. Allora, cosa possiamo dire, assessore? Cosa possiamo dire? Allora, tu sai che non è una mia delega specifica e quindi non entro nel merito di certe scelte fatte dall'amministrazione, o ancora non fatte per certi versi. Però l'unica cosa che posso dire è che oggi il piano regolatore generale, quello vigente, la variante al piano regi, lo riporta purtroppo in una zona omogenea B residenziale. Noi nel preliminare che abbiamo preparato, che non ha nessun vincolo ad oggi, non ha nessun vincolo ancora riportato in tale zona, però l'impegno mio è quello di far sì che quella diventa una funzione a standard, quindi riconvertirla. Quindi prima dell'adozione faremo una modifica ad hoc. Si potrà fare un qualcosa? Sì, si potrà fare un qualcosa. Però è ovvio che non basta solo quello. Qui, vedi, forse manca quella cultura, assessore. Lo so, però bisognerebbe spingere di più. Questa è una tematica importante, è una risorsa importante. Il territorio vuol dire che tutti noi amministratori, mi metto in prima fila, tutti, maggioranza, opposizione, dovremmo spenderci per far sì che quella struttura resti un riferimento per Casaccione. Perché non si può abbandonare una cosa, lasciamo stare che dal punto di vista imprenditoriale se le cose vanno bene o no, però dal punto di vista culturale, quello è stato riferimento in un periodo in cui venivano da Napoli a vedersi il film. Ma addirittura da Roma venivano, si sono fatti festival, Remigio Truocchio, tanti registi che hanno calcato quella sala. Bene, sì, poi dopo appena va male, ti giri le spalle e te ne vanno. E questo non sta così bene. Non si difende il territorio. Non credo che. Allora, assessore, io la voglio ringraziare prima di tutto. Una cosa. Prego. No, l'ho detto già in l'altro ieri, 31 ottobre 2014 siamo stati ripescati, nel senso che abbiamo vinto il ricorso con la Regione Campania, abbiamo avuto il finanziamento, scuola Pascoli, 1.850.000 euro. E questo è una fare efficientamente energetico della scuola. Quindi rendiamo una scuola a impatto energetico zero. E questa è una bella notizia. E quindi vuol dire costa meno ai cittadini. Io volevo dire un'altra cosa, assessore. Questi salottini possono essere utili per, ecco, personaggi come voi che si vengono qui e spiegano la vera realtà, le vere problematiche, ma soprattutto l'impegno. Vogliamo invitare altri componenti della giunta, cioè a fare quello che ha fatto lei stasera, cioè a far capire ai cittadini che Casa Giove c'è e che si può fare. Guarda, per me può essere anche l'impegno che reciproco di dire quello che sto facendo. Massima trasparenza. Io sul sito ho messo tutto quello che ho fatto, come atti, come interviste, cioè tutto quello che ho pubblicato l'ho messo sul sito. Beh, la trasparenza è la prima cosa, ce lo siamo detti l'altra volta. Sì, l'altra mattina nella chiacchierata. Libero, cioè a me fa piacere, poi lo passano per slogan elettorale oppure per campagna elettorale, non mi interessa, io sto solo dicendo ai cittadini quello che faccio. La mi sembra, non mi se, sì, poi chiaro, poi vanno a verificare se è vero o meno, ma sto tranquillo, dico quello che penso perché lo sto realizzando. Ma la verità è l'aspetto fondamentale. È ovvio. Vogliamo salutare i lettori e le lettrici di Vivi Casaggiove, assessore? Va bene. Vi saluto, ci vediamo spero prossimamente per raccontarvi qualche buona notizia. Ringraziamo l'assessore Terraccia per aver partecipato al nostro salutino. Buona serata. Buonasera.